Buongiorno, buongiorno. Mi approccio al mio tappetino oggi peloso con questa giornata uggiosa. Ho deciso che il nostro allenamento oggi sarà basato molto sullo stretching. Tutti noi sappiamo quanti benefici dà, ma spesso e volentieri, anche se abbiamo un corpo allenato, non ci dedichiamo abbastanza e sufficientemente proprio agli esercizi di stretching che vanno a rendere più elastica la muscolatura. E un muscolo, per essere sano, ricordiamocelo, deve essere sia forte ma anche elastico. Mi piace anche dirvi che durante l'esercitazione, quando noi andiamo a lavorare sullo stretching, andiamo anche a fortificare il nostro sistema nervoso, perché la sensazione che lo stretching provoca è una sensazione importante. Rilascia le tensioni, rilascia blocchi emotivi talvolta. Quindi immaginate quanto può essere per il sistema nervoso mantenere alcune sensazioni molto faticoso, ma nello stesso tempo quanto lo va a fortificare. La respirazione è sempre importante, ma ancora di più lo è quando noi facciamo stretching, proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a mantenere quelle posizioni, a mantenere quelle sensazioni, che hanno però danno un grande regalo. La sensazione del subito dopo aver magari appunto fatto un esercizio dove si allungano le gambe, la sensazione subito dopo è davvero di grande piacere, quindi provate per credere. Allora, iniziamo questa nostra lezione scaldando prima la schiena, che diventa sempre il nostro motore principale per far sì che un pochino ci si scaldi non solo in vari punti, ma nelle zone proprio più importanti, la colonna vertebrale, i nostri organi interni, e quindi iniziamo a fare questi cerchi verso sinistra, inspirando quando facciamo il mezzo cerchio avanti, espirando quando facciamo il mezzo cerchio indietro. Inspiriamo al centro e facciamo i cerchi verso destra. Grazie.
inspiriamo al centro e espiriamo. Ancora. E espiriamo. Prendiamo la caviglia più lontana e apriamo il petto e andiamo indietro con la schiena arrotondandola. Potete anche fare questi esercizi da seduti in una sedia se questa posizione in ginocchio vi crea problemi alle anche. Sempre una grande respirazione, in avanti inspiro, indietro espiro tutto dal naso. Inspiriamo al centro. Apriamo le braccia, palmi in alto, pieghiamo i gomiti, portiamo le quattro dita avanti alle spalle e solo il pollice dietro. Ruotiamo il busto, ma senza muovere la testa da sola, quindi non svincolo la testa dal busto, che si muove insieme a lui, inspirando quando vado a sinistra, espirando quando vado a destra. Immaginatevi di essere un ciondolo, quindi non è un movimento portato, ma è un movimento lasciato andare. Inspiriamo a sinistra, espiriamo quando siamo a destra, in maniera molto più vigorosa di quello che stiamo facendo. Potremo sicuramente di più.
Inspiriamo al centro, allunghiamo le braccia in alto a preghiera, strizziamo tutto verso l'alto. Fuori l'aria, un momentino ferme, a goderci questa sensazione. Sicuramente ci stiamo sentendo molto più attivi adesso, sia a livello di concentrazione e anche di sguardo, se potete essere attenti a questa possibilità di avere gli occhi più aperti, e ci sentiamo un pochino più caldi nel busto, che è la parte davvero sempre da dover proteggere. Allora, come vi dicevo, oggi lavoriamo bene sullo stretching, quindi ci andiamo a sdraiare sul nostro tappetino e portiamo la gamba destra a petto, la tiriamo, la stendiamo in alto. Se non riusciamo a stenderla, ci aiutiamo con un asciugamano sopra il piede e iniziamo a provare a tirarla a noi, e se possiamo andiamo a stendere un pochino quella sotto, per ora non del tutto. Pieghiamo la gamba sopra e stendiamola. Adesso andiamo a cambiare gamba, portiamo la sinistra al petto, stendiamo, proviamo a stendere un po' più quella sotto e anche questa sopra, piego, stendo. Ritorniamo con la gamba adesso destra a lavorare, andiamo a portare la gamba in alto, la gamba sotto è un pochino piegata, la schiena è bella ancorata giù, portiamo giù la gamba senza appoggiarla e la slanciamo verso di noi. Inspiro quando la gamba scende, espiro quando la gamba sale. E di nuovo gamba al petto, sempre la stessa, stendiamola ancora meglio di prima e tiriamola verso il nostro petto. Cambio, l'altra. Mi raccomando, il bacino deve stare fermo giù, a terra.
di nuovo la tiriamo a noi. Respiriamo profondamente. E giù. Rimanete un istante giù, vi faccio riposare. Voilà. Allora, sempre da giù, ginocchia al petto, stendiamo le gambe al soffitto e divarico e chiudo. Prendo aria, fuori l'aria. Le gambe proprio perpendicolari al soffitto, se riuscite a stenderle bene, altrimenti anche un pochino piegate. L'importante è che non siano qui, ma 90 gradi. Lasciamo le gambe divaricate, prendiamoci l'interno coscia con le mani. Piego le ginocchia un pochino e stendo. Piego, inspiro. E porta le ginocchia più verso terra che puoi. Stendiamo completamente e come una bilancia andiamo a molleggiarci un po', prima verso destra, poi verso sinistra. Piego le ginocchia e stendo. Piego e stendo. Chiudo le gambe e vengo su. Allora, le gambe divaricate, quanto riuscite ad aprirle? Un'apertura che non vi fa soffrire troppo, quindi potrebbe essere anche questa. Un pochino la sentite, ma non esageratamente. Prendiamo con due dita, indice e medio, gli alluci e andiamo a tirarci verso sinistra e verso destra. Io devo chiudere un po'. Me ne sono approfittata troppo della mia apertura. Inspiro a sinistra ed espiro a destra. Ogni volta cerco di scendere più possibile. Vigoroso questo respiro.
Rimaniamo sulla gamba sinistra, giù bene la schiena, giù la testa, completamente pesante. Una respirazione profonda, ricordatevi. Allunghiamo un po' di più le braccia se possiamo. Andiamo al centro, rimaniamo respirando. Andiamo a destra. Ritorniamo al centro e piano piano risaliamo aiutandoci sempre con le braccia. Lasciamo la testa pesantissima, facciamo un bel respiro, apriamo le braccia. Apriamo le braccia, su in alto, e scendiamo. Ruotiamo il busto con una mano davanti e una dietro e guardiamo in alto, anche con il petto. E aumentare l'aria. Facciamo entrare l'aria. Su.
e di nuovo in avanti. E dietro. Chiudo le gambe a farfallina e gioco un po' con le mie ginocchia. Ah. Allunghiamo la schiena in avanti, non troppo vicini i talloni al cube, leggermente più avanti, come a formare un diamante. E allunghiamo la schiena in alto, poi in avanti, poi lasciamo cadere la testa e srotoliamo. Proprio al contrario, ora prima la testa giù, poi allungo e poi su, giù, poi allungo la schiena in avanti e poi su. Stendiamo le gambe davanti a noi e lasciamo cadere la schiena giù. Respirate profondamente, lasciate veramente il peso della testa che si abbandona. Vedrete che naturalmente scenderete sempre di più con il semplice peso della testa. Inspirando lentamente saliamo la testa sempre per ultima. Portiamo le mani dietro con le dita rivolte verso di noi e con le gambe tese proviamo a salire col bacino. E riscendiamo. Ancora su. E fuori l'aria giù, su e giù. Mento vicino al petto.
che di nuovo lentamente vado con portare la schiena in avanti e giù. Srotoliamo la schiena, inspirando, portiamo il braccio in alto, ci allunghiamo e allunghiamo la schiena in avanti, fuori l'aria di nuovo, giù la testa, tendiamo i piedi, la pianta con i miei palmi delle mani o le caviglie se non ci arrivate e porta dritta la schiena su sul petto, spingendo i talloni bene fuori e giù, ancora. Risaliamo una vertebra dopo l'altra, inspirando, apriamo le braccia su in alto, guardiamo su, mani a preghiera, e giù, portiamo una gamba dietro, piegandola, ginocchio all'altezza dell'anca e di nuovo braccia in alto, su, inspiro e vado in avanti, giù bene la testa. Respiriamo profondamente. Inspiro e torno. Mi metto col busto in questa diagonale e vado dietro con le braccia e con la schiena, cercando di sentire bene il quadricipite che si allunga. Respiro, per aumentare la sensazione porto un po' più indietro il ginocchio, se voglio. Cambiamo gamba, cambio lato io, così mi vedete sempre bene, dietro, porto in alto le braccia, inspiro, in alto la schiena e fuori l'aria avanti, rimaniamo. Inspiriamo, srotoliamo sempre, ci disegniamo in diagonale e andiamo dietro con le mani e la schiena. Sentiamo bene il quadricipite che tira, rimaniamo respirando. Ciao.
che ritorniamo al centro, gambe incrociate, così come abbiamo cominciato. Facciamo qualche respiro profondo, cerchiamo di stare con la schiena bella dritta, col collo allungato, col mento nella linea parallela al pavimento. Sentite di non essere né troppo giù né troppo su. Respiriamo profondamente qualche istante solo dal naso. Grazie, grazie, grazie. Spero che questa sensazione di grande beneficio ora vi accompagnerà per tutto il giorno, o se l'avete fatta di sera, per tutta la sera, la notte. E si sente davvero una grande rilassatezza dopo. E spero l'abbiate, la sentirete. E spero che magari me lo scriverete. Grazie. Buona giornata.